Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi chiedo scusa se si sentiranno dei rumori di sottofondo perché ho la finestra aperta perché fa davvero troppo caldo e sono esattamente le 11:26 di sera. Vi spiego un po', allora, sono già 5 o 6 giorni che non pubblico un video. E quindi perché sto partecipando a un camp cristiano e che ci tengo davvero tanto, al quale partecipo tutti gli anni e che quest'anno non poteva assolutamente mancare. E quindi sto registrando questo video adesso per provare a registrarlo adesso e pubblicarlo adesso e spero di farcela. Oggi facciamo l'ask e iniziamo subito con le domande di Instagram. http.gaia01 dice: dove vorresti andare a vivere da grande? Mi saluti, kiss. Ciao Gaia, vorrei andare a vivere, non lo so, in una città americana tipo New York oppure in California. Los Angeles, oddio, beh. Comunque sì, è una città un po' più moderna, un po' più bella. Mi piacerebbe davvero tantissimo. It'smelly01, hashtag Oscar, devi partire urgentemente, devi portare con te 5 cose. Cosa porteresti? Mi saluti, sono Melissa. Ciao Melissa, allora mi porterei il mio telefono, perché serve, sempre. Visto che sono 5, il computer, il letto, non lo so, io uso queste tre cose fondamentalmente. La wifi, cibo. Il 5, ecco, 5 cose. Giusto trattino passo Martina, hashtag Oscar. Hai mai rimpianto qualcosa? Mi saluti? Ti voglio bene. Ciao Martina. Sì, ho rimpianto molte cose, purtroppo, ma vabbè, capita a tutti, penso. Via shit, hashtag Oscar. Se fosse una sedia, chi vorresti che sedesse sopra di te? In questo momento, Greta Menchi, perché è simpatica. È bellissimo. Ginia trattino basso chiede: hashtag Oscar, l'esperienza più bella fatta in quest'estate è stata quella fatta appena dopo finita la scuola, cioè quella di andare a Vigarano da Chiara. Fantastica. E perché hai deciso di aprire un canale YouTube? Diciamo che non lo so, mi piaceva tantissimo guardare video su YouTube e tutto questo, ma l'ho aperto proprio, cioè, per caso, e poi è andato avanti, mi sono abituato, mi è piaciuto tantissimo e quindi ho continuato a farlo. Ed è una cosa bellissima, veramente lo consiglierei a tutti. Devo fare veloce perché ci sono delle domande. Is Maria Viscardi, hashtag Oscar, vero che mi ami? Quando hai deciso di aprire un canale YouTube per le altre mi hai scritto in direct, tranquilla. Sarà certo che ti amo, amo tutte. E quando hai deciso di aprire un canale YouTube? Allora, ho deciso esattamente, cioè avevo già l'idea esattamente un anno fa. Infatti al camp di un anno fa stressavo tutti, perché volevo, dicevo sempre che voglio essere come si avviscrive. Un anno fa più o meno mi è venuta l'idea. Michele Is My Stitch, cosa ne pensi della distanza che fa schifo? Lucrezia Martone, hashtag Oscar, di che squadra sei? Mi saluti. Ciao Lucrezia, non ho una squadra. No, non mi piacciono le squadre, cioè no, non tifo proprio niente, né basket né calcio, niente. Marta Bello, hashtag Oscar, ragazza di classe preferita. Marta, vieni in classe con me. Allora, Marta è più quella persona con cui ti puoi confidare, puoi dire tutte le cose, così, e ti puoi anche divertire. Però poi ci sono anche le altre che fanno ridere un sacco, quindi non lo so. Non lo so, però mi confido di più con te, quindi grazie mille. Vanessa Borsi, hashtag Oscar, salutami, ciao Vane. E di a tutti che presto faremo video insieme, dicendo chi sono. Allora, Vanessa è mia cugina, quindi la vedete se mi seguite su Snapchat, ma davvero molto spesso. E quindi, perché stiamo davvero tantissimo insieme, per me è come se fosse mia sorella. E presto faremo un video insieme, che non vedo l'ora di fare, perché lo voglio fare da molto tempo quel video. E lei lo vuole fare, quindi lo faremo. Salvatore Fondino, hashtag Oscar, ti sei mai sentito sbagliato per qualcuno o per te stesso? È inutile dire di no, perché tutti almeno una volta ci siamo sentiti sbagliati, penso, se no... Beato te che non l'hai mai fatto, sei proprio un orgoglioso, fatelo dire. E forse è più per gli altri che ci sentiamo sbagliati, ma non proprio sbagliati, ma cioè non siamo, nessuno è sbagliato, ognuno è giusto al proprio modo, basta piacersi, se tu ti piaci basta, va bene così, non devi stare a vedere se piace agli altri, no, 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 cioè sei tu proprio che ti fai questi ragionamenti, oppure io, cioè sono io proprio quello che faccio i ragionamenti e inizio a dire ok, ma io sono sbagliato, sono diverso, perché non sono così, no, cioè io sto bene così, punto, non me ne frega niente, tu non mi vuoi, gira di là, c'è l'uscita, ciao, ciao, cioè no, proprio è un ragionamento che magari io adesso lo faccio, mi alzo domattina e mi sento sbagliato, è normale, anche perché è l'età che è normale, e quindi... Niente, questo. Non dobbiamo sentirci sbagliati, anche se a volte può capitare. Ludovico Gasparini, hashtag Oscar. Sei mai stato vittima di bullismo? Se sì, come hai reagito? Salutami un po', va.
Ciao Ludovica, allora, non sono mai stato vittima di bullismo, diciamo serio. Però se un giorno questa cosa dovesse capitare, penso che la prima cosa sarà quella di raccontarla a qualcuno che sono sicuro che mi potrà aiutare. Chi è Checchina 2002, hashtag Oscar, ti voglio rivedere. Oski, fai un incontro a Firenze. Ciao Chiara, grazie mille, io l'ho già incontrata lei, allora all'evento di Cleo, a quello di Sofia. E niente, adesso ci dovremo rivedere, però voglio venire presto a Firenze, anche perché è bella Firenze, voglio fare un giro e comprare delle cose, quindi mi piacerebbe tantissimo. Quindi, boh, vi farò sapere, magari vengo, faccio un giro, facciamo un giro insieme. Giuppo PD, Asciaga Sosca, se potessi migliorare qualcosa della tua vita o qualcosa di te, cosa cambieresti? Salutami, mi chiamo Sonia. Grazie Sonia per questa domanda. Allora, di me stesso, una delle cose che mi mette proprio a disagio sono i denti. Ragazzi, io ho dei denti terribili, sono molto bruciati, guardate. Infatti io non sorrido mai così, ci sono pochissime foto dove sorrido con i denti veri, forse una. E non mi piacciono proprio per niente, quindi io cambierei subito questa. E la mia vita, penso niente, perché se io cambiassi qualcosa della mia vita, quello che riesco a fare adesso non lo farei forse. Quindi, cioè, non so se avete capito, cioè io a me piace la mia vita così, con tutte le cose brutte che ci sono, ma anche con tantissime cose... Zitta macchina, zitta. No, con tutte le cose belle che ci sono, cioè non voglio proprio cambiarla, a me va benissimo così. È così che fa cose, hashtag Oscar, parlaci di come hai conosciuto i tuoi amici su YouTube e anche un po' della vostra amicizia. Ciao da Antonella. Allora, partiamo appunto da chi ha dedicato la page, che è Chiara. Chiara l'ho conosciuta praticamente un giorno, stavo girando su YouTube per vedere chi potevo conoscere all'inizio, tipo gennaio più o meno. E vedo questo video di questa ragazza che mi sembrava americana, anche perché il titolo del primo video è in inglese. Lei è bionda, chiara, occhi azzurri, questa è americana, però vabbè, apriamolo. E vedo che parla in italiano, già questo mi ha incuriosito tanto, quindi... E continuando ad andare avanti, mi è sembrata molto simpatica, quindi ho detto, vai, le scriverò. Poi, il giorno dopo, Sofia Dalle Rive, che non so se la conoscete, una youtuber abbastanza conosciuta, l'ha nominata in un suo video, quindi ho detto, Dio no, devo approfittare ieri, oggi la riempiranno tutti dei messaggi, quindi l'ho scritto subito, e per fortuna mi ha risposto. E niente, poi abbiamo parlato tanto, tanto, e adesso... Ci sentiamo quasi ogni giorno, ultimamente meno perché comunque l'estate, gli impegni, vabbè, casino. Caso se no truccato in diretta con quello che trovo in casa. Mi sono io truccato, a casa mia non ci sono trucchi, mi dispiace. Comunque ciao. Io work 13 e mia cugina che sta in Spagna, salutami. Love you and love. Lana Del Rey, amiamo Lana Del Rey. Cioè, amavo, adesso non l'ascolto quasi più. Però ciao Chelsea, ti voglio un sacco di bene. Mi manchi tantissimo, torna presto. Il sorriso di Luciano, hashtag Oscar. Il tuo oggetto preferito, mi saluti, mi chiamo Paola. Ciao Paola, il mio oggetto preferito in questo momento penso che sia la luce che mi sta dando in questo momento. Cioè io la amo ragazzi, mi sono innamorato. Questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Vi ringrazio a tutti per le domande e mi dispiace che devo chiudere così in fretta. Ah, vi dico, sono così spento, così giù perché sono stanchissimo, non dormo ormai. La piscina tutti i giorni stanca perché questo camp appunto è piscina. Mi devo alzare presto la mattina e io non sono abituato. E sapete che non dormo la notte, quindi immaginate il casino. E questa notte non dormirò appunto per questo video. E niente, grazie mille per aver guardato questo video. Seguitemi sui miei social, soprattutto in questi giorni su Snapchat e Telegram, perché tutte le cose che faccio al camp le pubblico lì. E quindi grazie mille per aver guardato questo video di nuovo. Iscrivetevi al canale, vedete un pollice in su, lasciate dei commenti. E se volete iniziate già a lasciare le prossime domande per il prossimo Ask. Le vostre domande per il prossimo Ask, corretto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao.